Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è il 17 di dicembre del 2021, siamo a Bologna, questa è Porta San Donato! Yeah. Per fare geocaching! Porta San Donato fu eretta nel XIII secolo sulla strada per Argenta e Ferrara ed era parte di un edificio più grande che comprendeva anche una foresteria per le guardie. In tempi più recenti si è spesso discusso della possibilità di demolire l'antica porta storica per favorire una migliore circolazione del traffico, ma si è infine sempre scelto di preservare l'edificio. Trovata! E qui su via Irnerio, che è questa qui, c'è l'orto botanico e erbario di Bologna. Una caccia virtuale in esplorazione di uno dei fiori all'occhiello di Bologna, l'orto botanico, uno dei più antichi d'Europa, che annovera circa 1800 specie e numerosi esemplari arborei monumentali. Un tuffo nel verde a pochi passi dal centro città. C'è un mini cocco attaccato alle palme. Non è proprio il loro clima idealissimo, diciamo, qui, eh? La grotta nell'albero. L'albero con le palline. Dovrebbe essere un sicomoro falso. Perché falso? Non lo so. E siamo qui alla cache che si chiama Omicidio Lo Russo. Fa parte della serie Bologna Crime. È la numero 8. L'omicidio di Francesco Lo Russo venne commesso a Bologna l'11 marzo 1977. La vittima era un militante italiano di lotta continua, ucciso da un carabiniere di leva con un colpo d'arma da fuoco nei disordini scaturiti durante una manifestazione studentesca. La sua morte dette origine a una serie di gravi scontri di piazza che scossero la città nei giorni immediatamente successivi. L'hai trovata! Non avevo considerato che in effetti oggi è venerdì, quindi c'è anche la piazzola, ma eviteremo accuratamente di infilarci ci dentro. E qui abbiamo la finestrella. Il cache che si chiama La Venezia Nascosta. Una piccola finestra, quella che vi ho mostrato prima, qui siamo dall'altro lato della strada perché c'è un po' di turisti che stanno anche la guida. Una piccola finestra rivela un canale inaspettato. Bologna è attraversata da diversi canali sotterranei, alcuni dei quali sono visibili solo per piccoli pezzi, come il canale delle Moline, che potete osservare attraverso questa piccola finestrella. Il canale deriva dal fiume Reno, per cui affluire nel canale navile. C'è un odore di lasagne. È causa della trattoria dall'altro lato della strada. E con la tecnica stiracchiamento, perché trovata. Ah, però, mamma mia, è un po' rovinato il logbook qua, non so se riuscirò a scriverci sopra. Una cache che si chiama Torre dei Prendiparte, che è questa qui, la Torre dei Prendiparte. Il problema è che il livello di difficoltà è piuttosto alto, quindi non credo che lo troveremo. La Torre dei Prendiparte è una delle circa 20 torri gentilizie ancora presenti nel centro di Bologna. La torre è stata eretta nel XII secolo e, come le sue sorelle, vantava una doppia funzione, difensiva e offensiva. Benché ora sia spoglia, può essere considerata un antenato del moderno condominio perché in origine vi erano ancorati numerosi ballatoi e strutture in legno. La torre è stata eretta dalla famiglia Prendiparte, che all'epoca possedeva diversi edifici nelle vicinanze. Vanta un'altezza di 60 metri, con uno spessore dei muri alla base di 2,35 metri, che con progressive riduzioni, dette riseghe, diminuisce fino a 1,35 metri alla sommità. Dimensione comunque considerevole e che suggerisce che in origine il progetto prevedesse che fosse più alta.
Le caratterizzanti riseghe danno origine anche al nomignolo della torre, detta Coronata. La famiglia Prendiparte, tra le più importanti della Bologna medievale, mantenne il controllo della torre fino al 1358, cambiando poi vari proprietari. Fu adibita a prigione della Curia fino alla confisca napoleonica nel 1796. Al suo interno sono visibili molti graffiti ad opera di prigionieri, tutti rei di reati contro la religione o la morale cristiana, in ottimo stato di conservazione. Dopo il 1796 la torre passò ancora di mano in mano, fino a che nel 1972 non giunse nelle mani dell'attuale proprietario, che la ristrutturò e le conferì l'aspetto odierno. Trovata non era poi così difficile in realtà. E siamo arrivati in Piazza Maggiore. E qui, seduti sui gradini davanti alla chiesa, per perfetti barboni, facciamo pausa pranzo, panini col tonno, io pane mio integrale, dentro ci ho messo il patè di carciofi di Lidl, che è buonissimo, è uno dei miei preferiti. E adesso biscottini, questi biscottini qua li ho presi da Aldi l'altro giorno, che avevo preso sia questi che sono al caramello salato, che anche la versione original al cioccolato e basta. Quelli al cioccolato e basta sono una bontà, quindi ho grandi aspettative anche su questi. Buoni, complimenti Aldi, ottimo lavoro. L'unica cosa, bisognerebbe che fossero sempre in assortimento, perché sono quei prodotti che non ci sono sempre, che sono solo tipo sotto Natale, e ciò è male. Bisognerà che ne vada a comprare 8-9 kg. E per mantenere la nostra immagine da perfetti barboni, ho chiuso il pacchetto di biscotti, che non li abbiamo mangiati tutti, con un pezzo di scotch di carta. Ora abbiamo finito con le cache tradizionali, insomma quelle dove c'è la scatola da andare a cercare, e cominciamo un adventure lab che si chiama La Bologna Studentesca. Segreti, tradizioni e storia della comunità studentesca più antica d'Europa. Il primo posto dove dobbiamo andare è dall'antico docente. Entrate nel palazzo del comune e salite lo scalone sino al primo piano. Nel corridoio troverete il ritratto di una persona molto importante per la storia dell'università, Irnerio, che fu magister di diritto e considerato uno dei fondatori dell'università. La didattica del giurista bolognese si basava sulla lettura di una parte del codice agli studenti e sull'annotazione di commenti a bordo del testo. Questi commenti erano chiamati glosse, da cui il termine glossatore, riferito ai primi docenti dell'università. Sì, l'avevi già detto. Bene, andiamo a Hogwarts. Sì. È un bel salottino comodo questo. Cristo. Dobbiamo andare al secondo piano. E dopo la patatina da McDonald's, qui seduto sul pilone davanti all'albero di Natale, è il momento del caffettino preparato da Patati stamattina. E per l'Adventure Lab siamo all'Archiginnasio, che è questo qui dietro di te. Vabbè, dopo ci arrivo.
Entrate nell'edificio e raggiungete il primo piano. L'archiginnasio, costruito nel XVI secolo, fu sede dello Studium bolognese dal 1563 fino al 1803. Lungo i soffitti e le pareti si possono osservare le arabiche degli studenti dell'università e le loro corporaciones. Se avete tempo, fermatevi a visitare il Teatro Anatomico, dove si tenevano le lezioni di anatomia, e la sala dello Stabat Mater. Raggiunta la parete indicata dalla foto, date un'occhiata agli stemmi studenteschi. Questa qui dietro di noi è Piazza Minghetti, credo, e questo che potete vedere è il mercatino di Natale francese. E siamo alla terza tappa dell'Adventure Lab, che si chiama I privilegi degli studenti. Raggiungete Palazzo della Mercanzia lato via Castiglione. Troverete una targa in marmo di cui la comunità studentesca bolognese è molto fiera. Gli studenti hanno sempre rappresentato una grande risorsa per Bologna e per i bolognesi, una risorsa sia culturale che economica. Per questa ragione, già nel 1417, la città di Bologna concesse ai suoi studenti l'esenzione da ogni dazio. La lapide riporta il testo della concessione, un'illustre antenata delle borse di studio di oggi.
e siamo alla quarta cosa, il fittone, che è questo esattamente dietro di te. Il coso bianco di per terra. Il coso bianco lì. Spostandovi avanti di diversi secoli, raggiungerete il più famoso paracarro di Bologna, il fittone. Originariamente collocato in via Spaderie, il paracarro aveva attirato l'attenzione degli studenti di inizio Novecento, che a causa della sua forma fallica vi erano molto affezionati. Quando nel 1912 venne rimosso a causa della demolizione della via, gli studenti non vollero rinunciare al loro simbolo, lo sradicarono dalla strada e lo portarono in corteo fino in via Zamboni, dove fu murato all'inizio del portico di Palazzo Poggi. Ciao Jason! E l'ultima tappa ci porta qui, alla scuderia. Eccoci invece in un luogo che è oggi una vera istituzione per gli studenti di oggi. La scuderia è forse il più rappresentativo e centrale dei moltissimi locali in cui si consuma il lato più comunitario e sociale della vita studentesca bolognese. Chiudiamo questo percorso nei luoghi e lungo la storia degli studenti dell'Alma Mater prendendoci un cappuccino con i loro discendenti. E non dimenticatevi la bonus. Ah, c'è una bonus sketch? I discendenti sono i piccioni. Sì, che mangiano i croissant. Ma se lo mangia tutto però scoppia. È stata un'ottima e proficua giornata di geocaching, abbiamo trovato tutto ciò che abbiamo cercato. Ma guarda dove siamo. Eh sì, siamo di nuovo da Porta San Donato, dove eravamo. Ma come stamattina, facevi a saperlo? Mi detto stamattina, bucavo. Era già mezzogiorno. Che sapevo, cioè... stamattina siamo andati giù per via Irnerio, che è quella di là, e adesso siamo tornati per di qua. Va bene, per oggi comunque tutto, adesso torniamo alla macchina e andiamo a casa. Ciao ciao!